Quando questa storia è cominciata, non avrei mai pensato che potesse concludersi così. Mi sentivo talmente felice e spensierato adesso. Ma cosa avranno da guardare questi qua? Morire è un atto estremamente intimo. Morire. Chi l'avrebbe mai detto? Certe mattine la vita ti sorride e quando questo si verifica bisogna assecondarla. E con una bella colazione e un giornale sul quale posare lo sguardo oziosamente, la vita mi avrebbe sorriso ancora di più. Avete presente quelle ore di passione così perfette che invece della stanchezza avvertite solo una sensazione di onnipotenza? Beh, era ciò che provavo. Dovevo solo trovare un bar. Non ero mai stato in quel posto. Comunque andava benissimo. Era tranquillo. Ed io volevo stare tranquillo. Chissà cos'è che pensiamo quando ci sentiamo realizzati. Forse niente. Dicono che quando sei felice il tempo passa più in fretta. Ma si sbaglia. Se sei felice il tempo si dilata, come se rallentasse. E puoi finalmente permetterti di notare i dettagli. Ci limitiamo ad assaporare la dolcezza delle piccole cose che normalmente ci sfuggono. Ad esempio, la semplice discesa del cappuccino bollente verso lo stomaco, il suo riscaldare le pareti della gola incrostate dal muco da tabacco, una sigaretta immediatamente dopo a rinforzare quello stesso muco danneggiato dal calore. Avete mai fumato dopo un cappuccino o un caffè? Credo di sì. Nella vita c'è tempo per ogni cosa. Ci sono giorni in cui il tempo si impigrisce. Diventa facile dedicarsi al niente più assoluto, oziare. Finalmente abbiamo il tempo di percepire la bellezza della vita. Cazzo, la vita è meravigliosa. O meglio, era. Cristo. Porca puttana. Non voglio parlare della mia vita usando il passato. È deprimente. Una birra. Ela. Posso? Merda, non puoi far finta di non vedermi. Ok, giusto, hai ragione. Ma c'è stato un imprevisto. Va bene, va bene, va bene. Non è stato un imprevisto, ho fatto una cazzata. Ma non farla tanto lunga, eh. Poi ho delle idee interessanti. Ok, fai pure l'offeso. Tanto non mi formalizzo. Sono bravo nei monologhi del cazzo. Vabbè, si tratta di questo. Scusatemi per lo sfogo precedente, amici. Mi devo abituare, sapete. Non è una cosa semplice. Curioso come i ricordi continuano a scorrere, anche quando li vorremmo arrestare. Grandioso, no? Voglio dire, più facile di così si muore. Capito, si tratta di una cazzo di questione personale, giusto? Ascolta, stronzo, non ti permetto di trattarmi come un idiota, capito? Hai capito? No, non si fa così tra colleghi. Credimi, hai fatto
Qualcuno pensa che i dubbi si chiariscano dopo la morte, ma non è vero. Chissà, forse domani. Stavo facendo progetti per migliaia di domani, tutti meravigliosi. Quando questa storia è cominciata, non avrei mai pensato che potesse concludersi così. E tuttavia un dubbio mi avrebbe dovuto mettere in guardia, poiché la perfezione, si sa, non è di questo mondo.